Presidente, un progetto che si articola in più azioni, in modo particolare di consulenza per ovviamente i commercianti, per gli operatori, ma in qualche modo anche di consulenza per i fruitori di questi servizi internet di acquisto o appunto reciprocamente di vendita. Perché c'è bisogno di fare questo anche per i commercianti tradizionali? Ah sì, questo progetto Rete di Sicurezza è nato quest'estate e ragionandoci sopra avevamo pensato proprio che non dovevamo fermarlo solo al commercio tradizionale che vuole avere una vetrina online, ma proprio dare un segnale forte di sicurezza a chi vuole entrare in questo mondo così fantastico, così veloce, così globale che è internet, proprio per permettere a chi vuole fare vetrina, a chi vuole cimentarsi nell'e-commerce, ma anche per chi vuole acquistare in e-commerce. E pensandoci abbiamo anche visto che le nostre aziende in provincia, mi riferisco all'enogastronomia, mi riferisco al turismo, mi riferisco a tutte quelle che hanno quel plus in più rispetto agli altri, poteva essere un fattore positivo. Allora abbiamo pensato, ci abbiamo ragionato un po', abbiamo aperto questo sportello che da oggi nei nostri uffici nel pomeriggio, quasi tutti i pomeriggi della settimana è aperto. Poi abbiamo ancora ragionato, abbiamo detto sì, però quelli che ne vengono più di tutti sono i ragazzi, i ragazzini, che poi i ragazzini ormai non sono più tanti, però quindi abbiamo fatto una pensata con la scuola Stranio e sarà la scuola pilota per portare a questi ragazzi la consapevolezza ma anche la sicurezza di poter acquistare online nel modo più naturale e più veramente più sicuro. I pessimisti dicono che il commercio tradizionale nel corso degli anni sparirà, invece per i più tradizionalisti il commercio su internet rimarrà un commercio di nicchia. Lei come commerciante cosa dice? Guardi, noi commercianti abbiamo un paio di caratteristiche fondamentali. Una è l'ottimismo, che anche in questo periodo così di magra rimaniamo ottimisti. E il secondo è la nostra duttilità a cambiare forma e a presentare tutte quelle difficoltà o quelle opportunità che ci sono di superarle brillantemente se ce la facciamo. Quindi no, il commercio rimarrà, ci sarà questo e-commerce che prenderà sempre più piede. Se prenderà sempre più piede venderemo sempre di meno tradizionalmente e venderemo sempre più online. Adesso sembra che la carta moneta girerà sempre meno, metteremo i POS, noi ci adatteremo a mettere i POS, insomma noi abbiamo veramente questa caratteristica, siamo duttili e siamo pronti a essere attuali sempre.